Il consiglio comunale straordinario indetto dal sindaco di Roseto Ennio Pavone per discutere della delicata situazione che stanno vivendo i lavoratori dell'azienda Rolli ha richiamato tutti i vertici del mondo politico abruzzese, in primis il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Le istituzioni sociali, anche quelle politiche e quelle amministrative, ci sono appositamente per fare in modo che le esigenze degli uni non prevalgano e che valgano anche le esigenze degli altri. In questo caso le esigenze degli altri sono i lavoratori che costituiscono grande parte del valore di un'azienda, la più parte del valore dell'azienda. Noi dobbiamo organizzare un confronto civile, ragionato, puntuale, per fare in modo che le esigenze dei lavoratori vengano rispettate e tutelate anche al futuro e si tenga da conto anche quello che è il bisogno produttivo dell'azienda. Secondo me ci sono gli strumenti, gli argomenti, le funzioni per mettere tutti d'accordo. Dobbiamo ragionare sulle convenienze. Non credo che ci sia un solo strumento per tenere da conto le convenienze dell'azienda, ma quello che è certo è che i lavoratori non possono arretrare circa le garanzie e le tutele. Presente anche il parlamentare del Partito Democratico e Rosetano DOC, Tommaso Ginoble. Mi sento di dire che quello che vedo sul tavolo è qualcosa di improponibile, anche perché aprirebbe, se fosse possibile, una trasformazione tout court, la trasformazione di un passaggio così in maniera semplicistica dal comparto industriale a quello agricolo. Chissà quante aziende seguirebbero questo esempio. Questo problema ha anche una valenza nazionale, insomma, dei diritti, dei regolamenti. Io credo che ci siano margini per poter trattare con la proprietà, far capire che si possono salvaguardare in queste occasioni i diritti dei lavoratori, che hanno solo voglia di lavorare, di avere la giusta retribuzione, senza giochini, ma nello stesso tempo di venire incontro alle ditte nel caso in cui, per gli ammodernamenti, per tutto quello che essa reputasse necessario, ci sia il governo regionale e credo anche da questo punto di vista un governo nazionale disponibile a venire incontro alle esigenze e alle necessità della stessa ditta. Questa sarà la battaglia che dovremo condurre su un tavolo.